E anche oggi si mangia. Buongiorno. Allora, in base a quello che ho nel frigorifero, nel congelatore, io decido di cucinare. Allora, nel congelatore avevo questo pezzetto di filetto di baccalà e questo qui invece è il pesce persico. Avevo due patate, un pomodoro, del basilico fresco, del prezzemolo, uno spicchio d'aglio. Ovviamente olio, sale e pepe. E poi mi è rimasta anche una rimanenza di granella di pistacchi e utilizzerò pure questo. Adesso vedo se nel frigorifero trovo anche qualche oliva e qualche cappero. Evviva, nel frigorifero ho trovato delle olive nere, dei nocciolate e dei capperi che ho sciacquato, li ho messi a bagno nell'acqua. Adesso mi invento una ricetta. Ho unto un foglio di carta forno con un po' d'olio di extravergine d'oliva e ci ho posizionato sopra i filetti. Adesso vado a tagliare sottilmente, ma proprio a velo, le patate e le sovrappongo ai filetti. Mi raccomando, le patate devono essere sottilissime. Io di solito le taglio con la mandolina in modo che sono proprio, vedete, proprio sottili come un velo. Altrimenti non cuociono, cuoce il pesce ma le patate no. Adesso vado a mettere sulle patate gli altri ingredienti. Ho messo tutti gli altri ingredienti sui filetti, sul pesce persico ho messo anche le olive e i capperi, baccalà no, perché la persona che mangerà il baccalà non ama questi sapori. Adesso vado a mettere un bel po' d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale, qui sul baccalà pochissimo, qua un po' di più. Adesso in forno, che è già caldo, 20 minuti, 180 gradi. Gli ultimi 2-3 minuti accendo il grill, così si formerà una bella crosticina. E questo è il risultato dei filetti cotti. Vedete? Ho acceso il grill per 2-3 minuti. Ecco qua.